Ma allora ci siete! Lo stavamo aspettando da tutta l'estate e finalmente è cominciato Music Gate. Questo però è il daytime. Sigla! Go! Go! Certo che la prima puntata è sempre la prima puntata, eh? Scoprire lo studio, i bambini, i dancer, i vocal, incredibile! Come? Come, scusa? Ti sei perso la prima puntata di Music Gate? Il daytime serve anche a questo. Vediamo un po' che cosa è successo nella puntata di ieri. Ladies and gentlemen, will you join me please in welcoming? 1, 2, 3, 4! Questo è Music Gate! I ragazzi che partecipano a Music Gate si chiamano Dreamers, dall'inglese sognatori. E qual è il loro sogno, chiederete voi? Quello, naturalmente, di varcare il Music Gate. Prima di varcarlo, però, si devono presentare. Come lo fanno? Con una prova, un'esibizione, si chiama Slam. Comunque, vediamo lo Slam di Cleo, la prima Dreamer di Music Gate. 3, 2, 1, play! Ho scelto la canzone J.O. delle Pussycat Doll perché ovviamente è una canzone molto spiritosa, molto allegra. Ho parlato delle mie amiche che ho conosciuto sempre nella mia scuola di danza e si chiamano Michela, Ottavia e Isabella. Lo slam di Lorenzo. You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. And I was meant to tread the water. Ho portato quella canzone perché mi sentivo molto a mio agio con quella canzone. È stato molto bello e divertente. Ci siamo impegnati e il risultato c'è stato, comunque anche grazie alle mie due compagne in classe, Irene e Simona, che hanno ballato dietro di me, con mia sorella che mi ha accompagnato nel canto. Cleo e Lorenzo, i nostri primi due dreamers, una ballerina ed un cantante. Ma come sono arrivati qui a Music Gate? Ce li hanno spediti per posta? Si sono persi? Un regalo di Natale fatto in anticipo? No! Li abbiamo selezionati con il tour estivo di Music Gate. Andiamo a vedere com'è. La mia provina che ho fatto a Bergamo era... sono arrivata là con le mie anche amiche. Non sapevamo neanche cosa dovevamo fare, per cui eravamo un po'... cosa non devo fare, per cui dopo siamo trovate a cantare, che proprio noi. Ho partecipato allo spettacolo di Music Gate a Riccione. Mi è piaciuto anche perché c'era una festa con tutti i ballerini, i cantanti. Musica e magia! È un pezzo della sigla, non è che io... Comunque, dicevamo, abbiamo visto com'erano Cleo e Lorenzo quest'estate. Qui a Music Gate li abbiamo presi, li abbiamo portati attraverso il gate e li abbiamo trasformati. Questa è Cleo dopo la trasformazione. È stato
molto bella perché ovviamente mi hanno visto nel mio colore preferito. Mamma mia, che cambiamento! Molto, molto chic. Pazzesca! Lorenzo invece è un cantante, ma abbiamo trasformato anche lui. Mi è piaciuto molto come mi sono trasformato, mi è piaciuto molto il cappello. Io infatti li uso quando devo uscire, così per divertirmi con gli amici alle feste. Trasformati i nostri Dreamers, non ci siamo mica fermati. Ancora tanta musica e magia. Lo dice anche la sigla. Ma di questo parleremo domani, nella prossima puntata del Daytime The Music Gate, sempre alle 18 su Rai Go! Go! Go!